Inizierei quindi a provare a risolvere il primo esercizio di questi qua, diciamo così, che abbiamo proposto come esercizi tratti dagli esami dello scorso anno. Come vi dicevo, andiamo un po' veloce per riuscire a fare qualche esercizio in più, quindi do abbastanza per scontato che abbiate già letto il testo. Come vi dicevo, sono già stati pubblicati da 3 settimane. No? Allora, questo testo dell'autonoleggio cosa ci dice? Ci dice che abbiamo un file auto.csv che è fatto così, no? In cui abbiamo alcune informazioni su un insieme di automobili gestite da una società di autonoleggio, di cui i primi 4 campi descrivono l'automobile, la categoria, il nome, la marca, il nome e il colore, e i restanti campi descrivono la disponibilità di quest'auto. Infatti ci dice che i valori L oppure A indicano se la macchina è già stata affittata oppure libera per il giorno della settimana corrispondente. Infatti queste colonne ulteriori sono 7 colonne corrispondenti ai 7 giorni della settimana, da lunedì a domenica. Ok, questa è l'informazione che abbiamo. Il programma deve gestire le prenotazioni per una settimana, lunedì e domenica, va bene, nell'ipotesi che una macchina possa essere affittata solo a giornate intere, non a spezzoni di giornate. Le giornate sono specificate indicando tutti i giorni per cui si intende prenotare l'auto, indicando i giorni con un numero da 1 a 7, 1 è lunedì e 7 è domenica. Scrive il programma Python che permette all'utente di inserire la categoria di macchina e i giorni in cui intende affittare l'auto separati da spazio. Vediamo l'esempio qua che chiarisce. Il programma chiede all'utente: scegli la categoria di auto e i giorni, e l'utente indica che vuole una utilitaria per i giorni di lunedì, martedì, mercoledì e giovedì, 3 e 4. Allora il programma dovrà andare a cercare nel database delle auto quali utilitarie sono libere sia al mercoledì sia al giovedì, quindi ad esempio la prima non va bene, perché al mercoledì è libera ma al giovedì è affittata, e così via, mentre quest'altra sarà libera, la Peugeot 108 è libera sia il mercoledì che il giovedì, LL, e quindi è un candidato potenziale. Infatti il programma si accorge che c'è più di un candidato, qui i casi sono o non trovo nessuna auto, o ne trovo una o ne trovo più di una. Quando ne trovo più ne trovo più di una, devo chiedere all'utente di scegliere quale, quindi o la prima o la seconda che ho trovato, e l'utente dirà in questo caso voglio la prima. Dopo che l'utente ha scelto, a questo punto il programma aggiornerà le disponibilità, quindi in qualche modo quelle che erano libere diventano, a questo punto l'utente ha scelto la Kia, e quindi questi 2 giorni che erano liberi diventeranno giorni affittati. E infatti il programma dovrà ristampare questa tabella, qui non modificare il file ma semplicemente ristampare a video la tabella, che se la guardiamo bene è identica a quella di sopra, tranne che per queste 2 caselle, perché per questi 2 dati. Ok? Quindi c'è già una situazione in cui alcune auto sono affittate in alcuni giorni e noi dobbiamo riuscire a incastrare quella che ci serve. Quindi la prima cosa che dovrò fare è capire, no, come acquisire queste informazioni, che sono poi le informazioni sulle quali poi dovrò andare a cercare le auto da affittare. Direi che ciascuna riga descrive un'auto, e ciascuna riga in realtà è composta da alcune informazioni sull'auto e da una serie di numeri, di valori, libero, affittato, che mi vedo bene messi in una lista. Quindi io mi immagino, per rappresentare questa informazione, una lista in cui ciascun elemento sia un'auto. Questa lista contiene dei dizionari. Il dizionario contiene un primo campo che è la categoria, un secondo campo che è la marca, il terzo che è il modello, il quarto che è il colore, e il quinto campo
sarà una lista di 7 elementi che rappresentano le disponibilità nei 7 giorni. Io me la immagino così, mi sembra il modo più diretto, no, di rappresentare questa informazione. Quindi possiamo crearci il nostro file di soluzione in cui, come prima cosa, magari possiamo acquisire questa struttura dati. Leggi auto. Nome file. Quindi questa funzione, abbiamo detto, dovrà costruire una lista di dizionari leggendoli dal file, come abbiamo visto. Il file è in formato CSV, quindi volendo, ma in realtà non ha cose particolari, quindi non abbiamo, cioè non ha né virgolette né spazi né caratteri, diciamo, che ne rendono difficile la lettura, quindi possiamo anche leggerlo direttamente come file di testo senza fare uso del modulo CSV, se vogliamo. Non, in questo caso non ci dà grosso vantaggio perché il file è molto semplice. Quindi dobbiamo, prima di tutto ovviamente, aprire il file. Open, nome file, in modalità lettura, encoding UTF-8. Ricordiamoci di fare un bel close del file. E in mezzo dobbiamo leggere il contenuto del file. La prima linea contiene solamente le intestazioni, quindi non ci interessa. Leggiamo la prima riga e la ignoriamo. Le righe successive invece contengono i dati da mettere nella mia lista, quindi possiamo creare una lista auto. Partiamo con una lista vuota e poi aggiungeremo via via le varie righe, una per ogni riga del file, le varie auto, una per ogni riga del file. For riga in F, per ogni riga del file dovrò estrarre i vari campi, ovviamente, campi uguale riga rstrip, togliamo il barra n a destra e lo splittiamo sul carattere di virgola. Quindi abbiamo una lista di campi che sono stringhe, dovrebbero essere 11 campi, sempre in ogni riga, perché sono 7 giorni a settimana e i primi 4 sono le caratteristiche dell'auto. Quindi possiamo costruire la singola auto, non so dove mettere questo microfono, dove mettere la singola auto, diciamo il record che descrive la singola auto lo posso ottenere, posso costruire con un dizionario in cui il primo campo è la categoria che estrarrò dal primo campo della riga. Poi avrò la marca che estrarrò dal campo successivo, campi di 1, poi avrò il modello che estraggo da campi di 2, segue il colore, campi di 3, e poi avrò le disponibilità. Chiamiamo libera oppure disponibile. Così. E qui voglio che sia una lista che contenga i restanti 7 campi. Mi va bene usarli come stringhe, volendoli potrei convertire in booleani, vero o falso, true o false, oppure lascio come stringhe LA, dipende se voglio lavorare di più in lettura del file oppure in elaborazione.
Per semplificarlo possiamo dire teniamoli come stringhe e quindi semplicemente sono i campi che vanno dal campo 4 all'11. Vediamo se è vero. 0, 1, 2, 3, poi c'è 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 è l'indice dell'ultimo campo, ovviamente 11 è il valore della slice, che è sempre uno in più, il valore terminale. E quindi ogni volta che leggo un record lo aggiungo alla mia lista di auto, auto era la lista che ho creato, e alla fine del for, dopo aver chiuso il file, posso restituire queste mie auto. Ops, auto. Vediamo se la cosa funziona. Auto uguale leggi auto del nome che si chiama auto.csv, print auto, vediamo cosa salta fuori, chiamiamo il main. E vediamo cosa mi ha calcolato. Categoria utilitaria, marca Fiat, modello Panda, colore rosso, disponibile LLLA, eccetera, che dovrebbe corrispondere alla prima riga, che è libera i primi 3 giorni e affittata agli altri 4. E così via. Guardiamo l'ultima, per essere sicuri che abbia letto tutto. Utilitaria Peugeot 108, verde, disponibile, e vedete che qua c'è la lista delle disponibilità, libera, affittata, 3 volte libera, affittata, libera, che corrisponde a questo. Ok, quindi il file l'abbiamo letto. Adesso dobbiamo chiedere all'utente che cosa vuole. Chiedere all'utente nel formato, scegli la categoria e i giorni, e lui dovrà inserire questi 3 campi, la categoria e i giorni. Quindi possiamo, commentiamo qua questa print, richiesta dell'utente sarà la risposta alla domanda scegli categoria e giorni. Lui dovrà inserire una stringa che per noi è fatta di 3 campi. No? Quindi i campi della richiesta li ottengo splittando la richiesta. Non ho bisogno di un argomento perché voglio splittare sugli spazi, quindi non devo specificare, posso non specificare nulla tra parentesi, non devo dividerlo sulle virgole ma sugli spazi come indicato qua nel testo. Qua c'è uno spazio. Anche tra il 3 e il 4. Adesso qua ci sono 2 giorni, ok? Però il testo mi dice inserire la categoria di macchina e i giorni in cui intende affittare l'auto separati da uno spazio. Non mi dice quanti sono questi giorni, potrebbe essere 1, 2, 5. Quindi facciamo attenzione, un conto è la richiesta che non specifica quanti sono i giorni, un conto è l'esempio in cui ne mette 2. Ma noi non dobbiamo fare un programma che funzioni solamente con 2 giorni, perché quello c'era nell'esempio. Dobbiamo fare un programma che funzioni secondo la richiesta, che è generica. Quindi io qua questa richiesta la posso dividere nei suoi campi, sono sicuro che il primo campo conterrà il tipo di auto, la categoria, scusate non mi viene la parola, la categoria, e quindi è facile, quindi la categoria di auto richiesta sarà il primo campo, i campi della richiesta di 0. Ma i giorni richiesti sono i restanti campi. Giorni richiesti uguale campi richiesta da 1 in poi. Quanti sono? Sono.
Ovviamente, se faccio così, mi verranno fuori dei giorni richiesti come una lista di stringhe. Io preferisco probabilmente avere una lista di interi in questo caso. No? Quindi queste stringhe, 3, 4, 7, li converto in interi, quindi lo posso convertire direttamente qua, int di c, for c in campi richiesta. Quindi da qua estraggo tutti i campi tranne il primo e poi con questa semplice comprehension vado a ricostruire una nuova lista che è uguale a quella di prima, in cui ciascun elemento viene convertito in un intero. Vediamo se abbiamo fatto una cosa sensata. Proviamo a eseguirlo. Scegli categoria giorni, utilitaria, 2, 3, 6. Quindi alla fine mi ha scritto utilitaria, giustamente, che è la stringa, e 2, 3, 6 è una lista di interi. Vedete che non ci sono più le virgolette, quindi li ho correttamente convertiti in interi. Cioè, ovviamente questo presuppone che io non faccia errore di inserimento, perché se io scrivessi A, B, C, D e F, è un errore di inserimento, ovviamente lui si schianta quando cerca di fare l'int di CD. Però come sempre abbiamo fatto, occupiamoci prima del funzionamento normale, poi se ci rimane tempo andiamo a catturare i principali errori, no, di input che possono verificarsi. Ok, allora io adesso so che cosa vuole l'utente e devo chiedere, calcolare, determinare quali sono, se ci sono, la o le auto che soddisfano i criteri della ricerca. Quindi quello che potrei dire è: chiamo una funzione che mi dica quali sono le auto disponibili, la funzione, diciamo, quella di ricerca auto, e questa funzione che cosa riceve? Riceve l'elenco delle auto complete, quello che abbiamo letto dal file, riceve la categoria delle auto che sto ricercando e riceve i giorni richiesti. Quindi questa funzione ricerca auto mi darà un sottoinsieme, diciamo così, più limitato delle auto, filtrando solamente quelle che rispettano i criteri che abbiamo scelto. Ok? Una volta che ho le auto disponibili, a questo punto potrò chiedermi quante ce ne sono disponibili, 0, 1 o molte. Allora, scriviamo questa funzione. Quindi definiamo una funzione ricerca auto, che riceve come parametri, tre parametri, appunto, l'elenco delle auto, la categoria e i giorni. Fatemelo scrivere solo giorni perché è un po' più breve. E questo deve restituirmi la lista delle auto disponibili. Allora, posso partire da una lista vuota e aggiungerci via via le auto che soddisfano i vari criteri. Adesso purtroppo auto è una parola singolare e plurale, si scrive nello stesso modo, quindi non posso scrivere for auto in auto, allora scriviamo veicolo in auto. Perché auto, qua la uso al plurale, no? Per ogni veicolo nell'elenco delle auto mi chiedo se devo inserirlo. Allora, innanzitutto verifico se è della categoria giusta. Se è nella categoria giusta, allora vado a vedere se è libero nei giorni che mi servono. Se è anche libero nei giorni che mi servono, l'aggiungo. Altrimenti me ne frego, passo oltre. Quindi solo se la categoria del veicolo, quindi veicolo, ricordiamo che è un dizionario veicolo, quindi vado a prendere la chiave categoria, è uguale alla categoria che l'utente ha richiesto,
quindi la categoria è ok, devo verificare i giorni. E quindi qua, verificherò i giorni, poi lo faccio. Altrimenti non faccio nulla, semplicemente. E vado avanti col for, passerò all'auto successiva. Alla fine di tutto avrò semplicemente un return di disponibili. Adesso il lavoro che dobbiamo fare è quello di verificare i giorni. Cosa vuol dire verificare i giorni? Vuol dire che in tutte le caselle di questo veicolo, del campo disponibile di questo veicolo, corrispondenti ai giorni richiesti, ci deve essere una L. Se non c'è una L, in quei giorni lì non è libera. Allora ho una ricerca che va a ricercare su un insieme di valori se sono tutti di un certo tipo. La posso gestire ad esempio con un flag, diciamo ok uguale true, facciamo finta che sia a posto e andiamo a vedere se verificare che in nessuno dei giorni non sia disponibile, perché se almeno in un giorno non è disponibile non è più ok. Allora in questo caso cosa facciamo? Andiamo a esaminare i giorni, for g in giorni. Cosa sarà questo g? Beh, sarà 2, 3, 5. Allora, il problema è se per caso nella lista di disponibilità di questo veicolo nel giorno G, meno 1, meno 1 perché i giorni che inserisce l'utente sono 1, 2, 3 fino a 7, ma gli indici del vettore di disponibilità vanno da 0 a 6. Quindi qua sto prendendo veicolo disponibile, mi do la lista con le L e A, no? Libera affittata per quel veicolo, lista da 0 a 6. Io so quali sono i giorni che devo andare a vedere, G sarà il primo giorno, poi la seconda iterazione sarà il secondo giorno e così via, sono i numeri interi da 1 a 7. Quindi devo sottrarre 1 all'indice, sottrarre 1 al numero di giorno per ottenere l'indice della matrice. Se per caso la disponibilità in quel giorno di quel veicolo non ci fosse, quindi se non fosse L, allora non la posso affittare. E questo test lo faccio per tutti i giorni. Se in almeno uno dei giorni ho trovato una non disponibilità, qualcosa diverso da L, alla fine ok è falso. Se alla fine di questo for ok rimane vero, vuol dire che non ho mai trovato un giorno in cui non fosse disponibile. E questa doppia negazione mi dice che è sempre disponibile. Non esiste un giorno che non sia disponibile, vuol dire per ogni giorno è disponibile. Il per ogni purtroppo si va a testare facendo la controprova della non esistenza di un elemento che non soddisfi la proprietà. Quindi a questo punto, se è ancora ok, e se ok è true è perché non ho trovato un giorno non disponibile, quindi sono tutti disponibili, allora dov'era? Disponibili, punto append del veicolo. Vediamo un po' cosa fa questa roba. Autodisponibili, print, autodisponibili. Allora, proviamo a scrivere quello che ha scritto lui. Utilitaria 2.3, lui mi trova Fiat Panda rosso, e basta.
perché me ne trovo una sola? Utilitaria 2, 3. Tra l'altro 1, 2, 3. Ah no, era 3, 4 quella dell'esempio, vero? Era 3, 4, ok. Vabbè, allora 2, 3 è giusto. Perché come utilitaria il 2 e il 3 sono liberi, l'altra utilitaria il 2 e il 3 non sono liberi, perché come vedete il 2 è occupato, e quest'altra idem. Quindi giustamente mi ha estratto solamente la panda. Se io chiedessi, vi faccio un run, sempre utilitaria, 2, 3, 4, dovrebbe di nuovo darmi la panda, no, non dovrebbe più darmi nulla perché nel giorno 4 la panda, che era l'unica disponibile nel 2, 3, non era più disponibile. E se facessi utilitaria 3, 4, mi dà le due dell'esempio, quindi la Kia e la Peugeot. Poi una cosa carina è che se io scrivo lusso, per dire, senza giorni, non è un errore, mi trova tutte quelle di lusso, che poi io per carità non affitto in nessun giorno, ma sono libero. Questo per dire che questo tipo di controllo è un per ogni, no? Per ogni giorno il giorno è libero. E se però l'insieme dei giorni è l'insieme vuoto, mi dà sempre vero. Può essere quello che voglio, può essere quello che non voglio, magari dobbiamo aggiungere un controllo che ci sia almeno un giorno oppure no. Cioè se io non specifico dei giorni, lui mi, diciamo così, non mette mai ok a falso e quindi mi considera sempre valide tutte le auto. Però magari lo dovrei bloccare prima. Dimmi. G-1 perché i giorni inseriti dall'utente vanno da 1 a 7, ma quando li uso come indice nella lista dovrò usare degli indici da 0 a 6 e quindi devo scalarlo di 1. Ok, quindi questo direi mi dà la lista corretta, poi appunto possiamo pensare ai casi particolari, è giusto che ci siano 0 giorni, è giusto che... Ma di sicuro, in base a questa lista, io ho tre possibilità. La prima possibilità è che non ne abbia trovata nessuna. Quindi, if len di auto disponibili è 0, allora dovrò stampare non ci sono auto disponibili. Oppure ne ho una sola, allora va bene quella, quindi diciamo così l'autoscelta sarà l'unica auto disponibile di 0, quella scelta dall'utente, chiamiamola autoscelta. Altrimenti ce n'è più di una, e allora devo chiedere all'utente scegli quale vuoi. Dovrò stampare le macchine disponibili sono, e le stampo tutte, for macchina in auto disponibili, devo stampare il nome, i primi quattro campi, praticamente il dizionario, con un numero davanti. Il numero è la cosa più difficile, perché lo devo generare all'interno del for. La cosa più semplice è quello di provare a fare un enumerate di auto disponibili. Enumerate di una lista mi dà una tupla, il cui primo elemento è l'indice e il secondo elemento è il contenuto. Quindi posso avere
l'indice e la macchina gli elementi di questa lista. A questo punto posso fare una bella print col numero, quindi indice più 1, chiusa tonda, e poi ho i numeri di i quattro campi della macchina, che quindi sono graffa macchina di come li scrive qua? Fiat Picanto, quindi il modello della marca, il modello, e poi colore, e mi scrive il colore. Vediamo un po' cosa esce. Utilitaria 2, 3. No, 3, 4. 2, 3 viene solo la panda. Le macchine disponibili sono: la prima è questa, la seconda è quest'altra, e 1 e 2 ci ho stampato l'indice più 1, perché l'indice sarebbe stato 0, 1, e, io voglio e il testo mi dice, mi fa vedere che vuole i numeri a partire da 1. Dimmi. No, nel senso che lui ha chiesto se possiamo fare due input diversi, uno per la categoria e l'altro per i giorni. No, perché il testo mi dice diversamente. Sarebbe più comodo, ma non è quello che ti chiede, perché lui dice: permette all'utente di inserire la categoria di macchina e i giorni in cui intende affittare l'auto separati tra di loro in uno spazio. Questo è il formato in cui creano le informazioni. Non che ci abbia creato tanti problemi, perché alla fine poi sono queste righe qua in cui abbiamo elaborato l'input. Ok, non abbiamo finito, perché a questo punto l'utente deve poter scegliere, deve poter inserire l'auto che vuole quando ce n'è più di una. Quale vuoi prenotare? E allora chiediamoglielo. Uguale input. Quale vuoi prenotare? E quindi l'auto scelta sarà tra le auto disponibili quella, mettiamoci un int, scusatemi, così la facciamo, lo leggiamo come intero, sarà tra le auto disponibili quella di indice prenotare meno 1, perché se abbiamo aggiunto 1 per stampare, poi quando mi serve di nuovo l'indice devo togliere 1. Qui di nuovo non sto facendo nessun controllo degli errori, perché ovviamente questo valore che lui inserisce deve essere un numero intero, deve essere compreso tra 1 e il numero di auto disponibili. Se lui mette 7, quando voglio l'auto numero 7, quando te ne stampo 2, ovviamente è sbagliato. Quindi io ho un altro punto in cui fare dei controlli. Ogni volta che faccio un input o leggo da file, in teoria potrebbe arrivare qualcosa di diverso da ciò che mi aspetto. Però ovviamente se ci fossimo bloccati sul controllare tutti gli input errati quando abbiamo fatto la prima istruzione qua, saremmo ancora fermi qui. No? Quindi finiamo prima il programma, svolgiamo l'algoritmo, poi andiamo a irrobustirlo. Ricordiamoci solo man mano che lo svolgiamo di quali sono i punti da andare a riprendere. Allora, a questo punto una volta che l'auto è stata scelta, o perché era l'unica e quindi era lei,
o perché, qui scusa non si chiama scelta ma chiamiamola autoscelta per coerenza con la parte sopra, o perché l'utente poi l'ha selezionata tra una shortlist di auto possibili, devo fare l'ultimo passaggio che è quello di stampare le prenotazioni modificate. Quindi dovrò andare a modificare il contenuto della lista disponibilità per l'auto selezionata nei giorni indicati. Al posto della L ci devo mettere l'A. Devo andare a modificare dentro la lista auto. Ok? Quindi quest'auto scelta qui, cioè quale riga della lista auto devo modificare? La prima, la seconda, la terza, la quinta? Alla fine non lo so più, perché questa auto scelta è la Peugeot 108, ma non so dove sia la Peugeot, non so più dove sia la Peugeot 108, so che magari è nella posizione 2 delle auto disponibili, ma delle auto totali? Quindi, ragionando ingenuamente, uno dovrebbe dire adesso devo andare a cercare la posizione dentro la lista auto nella quale si trova proprio quest'auto qui. Si può fare con un ciclo, si può fare con un index, ma in realtà non serve. Perché non serve? Ma auto scelta l'abbiamo preso da auto disponibili. Auto disponibili è una lista che contiene questi elementi veicolo, e questi veicolo altro non sono che le righe di auto. Non abbiamo mai fatto una copia delle auto, ma abbiamo sempre portato avanti dei riferimenti, degli alias alle auto. Per cui se io qua vado a modificare un campo di auto scelta, sto in realtà modificando la riga nella tabella auto. Okay? Questa auto scelta non è una lista, un dizionario, questo è un dizionario perché è un elemento della lista di dizionari. Questa auto scelta non è un dizionario uguale a uno di quelle della riga della tabella auto, è esattamente un alias di una di quelle righe. Quindi se io voglio modificare i giorni di disponibilità lo posso fare direttamente andando a modificare auto scelta che va a modificare la tabella auto. Okay? Questo ne sono sicuro perché non ho mai fatto una copia, ho sempre solo preso, guardate cosa ho fatto qua, veicolo che era una riga della tabella auto, ma non una copia di una riga, era un riferimento a quella riga lì, e l'ho aggiunto come riga in un'altra tabella, in un'altra lista. Quindi quest'altra lista, se lo vedessimo, un programma come questo, Python Tutor, fatica un po', traballa un po', ma se lo vedessimo dentro Python Tutor vedremo che il dizionario è uno solo e la tabella auto punta a quegli elementi del dizionario, la tabella auto disponibile è una tabella più corta ma che punta alle stesse cose. E autoscelta è una variabile sola che punta a una di quelle. Quindi che io modifichi qualche cosa attraverso auto disponibili, attraverso auto o attraverso autoscelta, sempre gli stessi elementi sto modificando. E questo ovviamente mi semplifica il lavoro perché non devo più andare a cercare dov'era. Io ce l'ho in mano, sei tu, auto, ti modifico. E quindi ad esempio dovrei dire, nel caso in cui sia una, dico for g in giorni, richiesti, auto scelta di disponibilità g più meno 1 uguale affittata. Sia qui che qui. E a questo punto dobbiamo stampare
la tabella complessiva, che è la tabella auto. For veicolo in auto, print, vediamo in che formato vanno stampate, dunque, categoria, virgola, bla bla bla, allora, categoria, veicolo, quadre, virgolette doppio, categoria, virgola, secondo campo era la marca, se non sbaglio, marca, poi modello, poi colore, marca, virgola, veicolo, modello, virgola, veicolo, graf, veicolo, quadre, virgolette, colore, virgola, e poi c'è la lista delle disponibilità. Allora, facciamo, dividiamolo in due print. Allora, cominciamo con questa. Abbiamo detto utilitaria, 2, 3, quando c'è solo la panda. Infatti ho sbagliato qualcosa, non è disponibilità, è disponibile. Utilità, disponibile, ok. Utilitaria, 2, 3. Vabbè, le ha ristampate tutte, ovviamente non ho ancora visto le modifiche. Adesso dobbiamo stampare L e A. No? Questo per non fare un ciclo for per stampare tutte e sette, possiamo, visto che sono stringhe, possiamo fare una join con la virgola. Quindi possiamo dire, dopo che ho stampato questo, non andare a capo, perché subito dopo faccio una print di veicolo disponibile. Veicolo disponibile è una lista di stringhe. Io questa lista di stringhe la impacchetto in un'unica stringa separata da virgola. La stampo. Vediamo vedere la nostra panda cosa fa. Utilitaria 2.3. La panda adesso nel 2 e nel 3 è affittata. Se io prendessi utilitaria 3.4 e scelgo la Kia, la Kia nel 3 e nel 4 è affittata, ma mentre la Peugeot 108 è libera. Se io invece scelgo l'altra, utilitaria 3-4, scelgo la Peugeot, la Kia è libera nei giorni 3-4, ma la Peugeot sarà affittata nei giorni 3-4. Ok? Se volessimo, come dicevo, aggiungere dei controlli, andiamo a cercare le operazioni di input-output, quindi tipicamente questa open, mettiamo un po' in una try-except, che se non trova il file, le operazioni. Se non trova il file, cioè segnala un errore e interrompe il programma. Le operazioni di input, soprattutto dove ho delle conversioni di dati. No? Ad esempio, io devo avere, quando faccio questa split, mi aspetto di avere almeno due campi. Poi in teoria il primo campo dovrebbe essere una delle categorie presenti nel file, perché se uno come categoria scrive elettrica, non c'è un'auto elettrica nel mio database e quindi non la trova.
e i restanti campi devono essere dei valori interi. Quindi come faccio a accorgermi se sono dei valori interi? Beh, posso usare una try except su questa istruzione, intorno a questa istruzione, che vada a catturare la number format exception. E nel caso in cui non sia un numero, dice, beh, non va bene, interrompe il programma. Non lo voglio fare adesso per non allungare il programma, magari me ne faccio una versione separata con i controlli, così lo possiamo guardare con calma e confrontare. Qui c'è l'essenziale, diciamo così, per risolvere l'algoritmo. E l'altro punto in cui ovviamente dobbiamo controllare, no, basta qua, cioè che questi giorni richiesti siano interi e ce ne sia almeno uno. Il testo non diceva esplicitamente che deve esserci almeno un giorno, però tutto sommato ha senso, perché non ha molta logica il fatto di voler chiedere di affittare un'auto per nessun giorno. Quindi almeno un giorno lo vorrei vedere. Ok? Ok, allora questa qui la chiudiamo.